dalle sollecitazioni in base allo stato del materiale. Una volta ottenuto questa prima fase di studio, siamo andati avanti con degli ingegneri strutturisti e rocciatori, quindi sono dei veri e propri rocciatori ingegneri, che sono andati a fare una mappatura puntuale, elemento per elemento, dello stato vero del ponte, che quindi è la verifica migliore, quella fatta di persona, abbinandoci delle prove sui materiali. Quindi una volta che abbiamo fatto questa analisi, conclusa nel 2016, abbiamo correlato come si comporta il ponte con i sensori a quello che abbiamo visto visivamente e anche dal punto di vista della prova dei materiali, e abbiamo lanciato la progettazione per l'intervento di manutenzione straordinaria. La progettazione l'abbiamo chiusa nel 2017, in parallelo abbiamo chiesto i finanziamenti per fare gli interventi completi di manutenzione straordinaria. Dopodiché, chiusa la progettazione, abbiamo avviato l'iter autorizzativo. Adesso l'iter autorizzativo, siamo arrivati al punto di avere l'autorizzazione dalla sovrintendenza, da tutti gli enti, dal comune, dalla regione, per lavorare sull'impalcato stradale. Per alleggerire il peso. Per alleggerire il peso, per iniziare a smantellare gli asfalti, a montare il ponteggio complessivo che poi sarà utilizzato per fare la manutenzione anche sotto, perché sotto c'è la ferrovia, come ha visto, e per iniziare a rinforzare gli elementi strutturali, in maniera tale che in primavera, tra aprile e maggio, la data non è esatta perché dipende proprio dallo stato in cui troveremo i nodi. Noi andremo a smontare i nodi dell'infrastruttura e dobbiamo vedere come, in che stato sono. Se sono in uno stato critico rispetto a quello che ci aspettiamo, allora può darsi che qualche giorno scaletterà, però il nostro obiettivo è quello a primavera di riaprire al traffico ciclo pedonale. Ed è una buona notizia. Esatto. Stanno arrivando. E dopodiché, in parallelo, da febbraio inizieremo a lavorare anche nella parte specialistica del ponte ferroviario, perché lì abbiamo fatto una gara d'appalto che è in fase di aggiudicazione, l'avremo pronta la ditta a gennaio, la ditta specializzata, e quindi in parallelo andremo a lavorare anche nella parte mi pare che i tempi stiano andando bene. Sì, i tempi sono stati accelerati e ottimizzati al massimo, assolutamente, anche grazie ovviamente all'operato vostro con il decreto Genova e l'amministratore delegato, siamo riusciti a inserire una gara accelerata e quindi siamo arrivati. Queste quindi sono le fasi, dopodiché si prevede di concludere i lavori entro l'anno 2020, diciamo novembre-dicembre 2020. Con una potenziale previsione anticipata, anche sì, in cui i rilievi fatti siano ottimistici rispetto alla previsione.